La vita culturale a Pieve di Cento, nella storia di Pieve di Cento, nei secoli si è caratterizzata per una forte attenzione ai temi dell'arte, dell'artigianato e della musica. Il crocifisso, che compare attorno al 1300 probabilmente, un'opera d'arte, sicuramente per quello che riguarda la caratteristica dell'intaglio del viso, quindi un'opera che non è attribuibile, però sicuramente può essere attribuita a un grande artista. Alla fine del 1300 abbiamo a Pieve l'arrivo di un'opera d'arte straordinaria e molto importante, un polittico di Simone dei Crocifissi, un cittadino pievese, Casotti, la dona alla comunità. Perché la dona alla comunità? Non siamo in un posto di campagna, la dispersa, la dona alla comunità perché c'è già una comunità che lo può apprezzare, lo può capire. Quindi sono per quell'epoca 300, pieno 300, fino verso il 1400. Sono due opere d'arte importanti e straordinarie, cui sicuramente i cittadini pievesi fanno riferimento e guardano, ma non solo, perché chi viene per la devozione al crocifisso viene ad ammirare queste opere d'arte. Polittico che si trova oggi in Pinacoteca e sappiamo che nell'Ottocento, almeno già nell'Ottocento, era attestato in una chiesa del contado bolognese. Infatti la tavola centrale del Polittico, l'incoronazione della Vergine, viene riprodotta con una xilografia da Giovanni Rossini nel 1840. E come opera appunto che si trovava in una chiesa del contado bolognese, quindi della campagna appunto intorno a Bologna. E questo stesso polittico entra in Pinacoteca, sappiamo proprio che viene acquistato dallo Stato italiano nel 1879 da un antiquario tale Serafino Serra di San Giovanni in Persiceto. Un
grazie alle ricerche di Gianluca Del Monaco, che ha trovato e argomentato, insomma, con diversi documenti questa proposta, appunto sappiamo che con ogni probabilità il politico di Pieve di Cento, di Simone dei Crocefissi, è quello che oggi appunto si trova nella Pinacoteca Nazionale di Bologna. Infatti un politico documentato nella sacrestia della collegiata, si sa che venne appunto venduto nel 1878, si dice, a un antiquario strozzino, per poche lire, come vedremo, poi lo possiamo anche in qualche modo documentare, e venne acquistato. Lo stesso venne proposto alla Pinacoteca Nazionale, acquistato l'anno successivo appunto da Bologna. Sono accorto un po' studiando poi l'opera generale di Simone che esisteva una tavola con santi, una tavola con più santi su un politico firmato con lo stesso modo del politico della Pinacoteca di Bologna, cioè Simon de Bologna Pinxito Copus, nella collegiata di Pieve di Cento. Ecco, questo politico era stato venduto agli antiquari nel 1878, quindi giusto l'anno prima dell'arrivo del politico nella Pinacoteca di Bologna. Ecco, questa coincidenza, diciamo, mi è sembrata subito interessante e ho quindi pensato appunto che potesse essere, cioè tutto un po' fosse indirizzato a pensare che fosse lo stesso politico. In precedenza in realtà questi dati erano già noti, quindi erano anche stati, cioè si sapevano già negli studi, ma non erano mai stati veramente messi in collegamento, quindi non si era mai arrivati proprio a sostenere questa ipotesi. Anzi, un'altra studiosa, Rosalba D'Amico, aveva proposto alcuni anni fa che il politico della collegiata di Pieve di Cento sarebbe stato legato ad un lascito testamentario per l'altar maggiore della collegiata che è attestato alla fine del 300, quindi evidentemente a quel punto non si sarebbe potuto trattare del politico della Pinacoteca per problemi proprio cronologici. Poi recentemente in realtà la stessa D'Amico, anche leggendo ecco, le mie ipotesi, le ha considerate effettivamente più verosimili. Il politico della collegiata di Pieve di Cento sappiamo tra l'altro che era attestato in collegiata fin dalla prima metà del Settecento. Ci sono proprio dei documenti che io stesso poi ho potuto ricontrollare nell'archivio di Pieve che attestano proprio la presenza di quest'opera nella collegiata fino appunto al 1878 quando viene venduto. Il politico di Simone si è organizzato su tre registri.
con tre scene centrali che sono affiancate su ogni registro da sei santi. La scena centrale raffigura l'incoronazione della Vergine, quella appunto superiore del secondo registro la crocifissione e invece appunto l'ultima, quella più in alto, la resurrezione. La struttura, come parlavo prima della carpenteria, insomma di questo polittico, quindi doveva essere molto complessa e in qualche modo deve aver dettato anche l'attività dello stesso Simone. Infatti molto spesso i pittori intervenivano dopo che la struttura del carpentiere era già stata definita e quindi questo aspetto, diciamo, della struttura in qualche modo architettonica dell'opera aveva un ruolo importante e spesso dialogava anche con il luogo a cui era destinata. Filippo, che viene detto Simone dei Crocifissi a partire dal 600 per la fortuna devozionale delle sue immagini del crocifisso, appunto le sue croci dipinte soprattutto, è probabilmente il principale pittore di Bologna nella seconda metà del 300. È un pittore che probabilmente deriva un po' dalla bottega, dunque dall'insegnamento di Vitale da Bologna, il grande maestro della pittura gotica bolognese, ma rispetto a Vitale tende, come è stato anche detto, ad essere una sorta di divulgatore del suo linguaggio figurativo per un pubblico più ampio. Il percorso di Simone si divide in due momenti, è stato un po' diviso dalla critica in due momenti, una fase giovanile che appunto è più fortemente legata a Vitale, ma anche a certe altre figure del primo gotico bolognese, come lo pseudo Dalmasio, lo pseudo Jacopino, quello che una volta si chiamava lo pseudo Jacopino. E poi una fase invece, diciamo, matura, in cui Simone tende a acquisire una sua formula tipica, che dovette avere una grande fortuna evidentemente a Bologna, in quanto molteplici sono le sue opere che si datano appunto a partire più o meno dagli anni 70 del 300 fino alla morte che avvenne nel 1399. Una formula che è caratterizzata da figure monumentali, con un'espressività che è sia dolce per quando si tratta di soggetti più devozionali, sia invece più drammatica nel caso invece di soggetti più narrativi, come per esempio quelli legati alla passione di Cristo. La fortuna, ecco, di Simone nel panorama bolognese c'è anche attestata dal suo impegno nel governo della città e del contado. Infatti a partire dagli anni 80 del 300,
Quindi dopo il momento in cui si stabilì il nuovo regime dello Stato Popolare di Libertà, come viene detto, Simone fu spesso incaricato dal comune di Bologna di occuparsi di alcune borghi del contado. Mi viene in mente ad esempio Crevalcore o anche Borgo Tossignano, quindi più verso Limolese. Quindi un impegno quindi non solamente artistico ma anche politico, che ci testimonia quindi della importanza proprio in città che dovette avere il pittore. Venne acquistato dalla Pinacoteca, che allora faceva ancora parte della Regia Accademia di Belle Arti, come dicevo, nel 1879. Venne acquistato per 2.500 lire. Quindi un altro rapporto che però mi è sembrato interessante, proprio per dimostrare come comunque l'acquisto sia venuto ad un prezzo molto contenuto e quindi di conseguenza la vendita, che giustifica anche il termine di antiquario strozzino, viene da un confronto con questa perizia che venne fatta nel 1883 del Lascito Rossini, che comprendeva diverse opere che provenivano dalla prestigiosissima collezione Ercolano di Bologna. Ecco, in questa perizia compaiono due opere che allora venivano attribuite a Simone dei Crocifissi, e due opere di piccole dimensioni che vengono indicate come in buonissime condizioni conservative, e queste vengono valutate 2.000 lire. Quindi il rapporto chiaramente sta a indicare che comunque il prezzo di vendita è stato molto basso, anche rispetto a quelle che erano le valutazioni di pochi anni dopo, perché come dicevo dal 79 passiamo al 1883, quindi insomma sono passati pochissimi anni. Luigi Brazioli quindi fece il suo intervento ricostruendo, secondo quelli che erano i canoni del gusto estetici dell'epoca, quella che era la parte della carpenteria che era andata perduta nel tempo. Quindi realizzò delle guglie, dei pinnacoli per andare a completare, diciamo appunto, le parti mancanti per quanto riguarda la struttura complessiva. Esistono delle foto storiche che ci mostrano proprio il polittico, probabilmente proprio a seguito degli interventi di Brazioli, perché ad esempio venne pubblicato nel 1906 e quindi in date appunto abbastanza tutto sommato vicine. Poi sappiamo che il politico ha conosciuto altri restauri: nel 1940 il restauro di Podio, nel 62, ed è quello che ci interessa perché ci ha restituito il politico così come lo conosciamo oggi, vi fu un intervento di Ottorino Nonfermale di Caprara, e ancora nel 1992 ancora di Ottorino Nonfermale. Sappiamo questo grande, importante restauratore che ha fatto degli interventi incredibili appunto nel territorio, nel nostro territorio, ma non solo, e che purtroppo è da poco scomparso. Guido Reni arriva con la sua opera L'Assunzione, arriva proprio esattamente nel 1600 e va a spodestare il politico di Simone dei Crocifissi, che fino a quel momento era stata la pala d'altare principale, relegandola in un altare laterale. Io vorrei dire qua, torna a Pieve un Simone dei Crocifissi. L'opera che si vede alle mie spalle
È un trittico di Simone dei Crocifissi, è un altarollo, è un piccolo oggetto devozionale per devozione domestica che l'amministrazione comunale ha acquisito circa 15 anni fa. Diciamo, con un prezzo più che congruo, l'opera d'arte è venuta a Pieve. Io vorrei dire qua, torna a Pieve un Simone dei Crocifissi, perché è una cosa molto infelice, in mezzo a tante cose belle che possiamo raccontare di Pieve e delle sue vicende artistiche, è purtroppo la scomparsa per vendita di un Simone dei Crocifissi che è stato a Pieve per ben 5 secoli.